Crax89 e stasera ho dato la puntata, il nome della puntata numero 8, Mondi Visionari, la telecamera che diventa sempre più difficile impostarla veramente, no, così mi taglia, non è facile ragazzi, sembra facile ma facile non è, mettiamo il micro, lasciamo una cosa così, e chat room, vabbè, facciamo così, quindi hola a tutti intanto per iniziare. Vi consiglio qualità grafica o auto oppure 540, io qua adesso stoppo per evitare vari blocchi, no, ho sbagliato, vari blocchi con la live. E partiamo alle 9, il tempo di mettere come sempre le nostre linkate nei miei siti social, ragazzi, se avete bisogno di qualche link social qua sotto questo video, tanto facciamo continua che carichiamo la partita e poi partiamo, allora mettiamo un attimo copia. Siamo qua su Facebook e mettiamo serata visionaria, è così. E tra l'altro saluto tutti quelli connessi, tra l'altro mi lascio nel link serata visionaria il titolo della puntata di ieri. Beh, che non è andata male, anzi, una cerchia ristretta di persone, ma che mi ha dato comunque consigli utili. Adesso speriamo di riuscire tranquillamente ad andare avanti qua. Aspettate che stacco. Ah, eravamo arrivati qui. Sì, ma per la live arrivo subito, ragazzi, un attimo che devo mettere qui. Qua dov'è video? Ma manco morto. Aspettiamo un attimo, un minuto, giusto quel minuto lì per sta guardare. Vai, 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 dov'è? Dov'è? Ah, qua, vabbè, niente, lasciamo. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Ora riprovo un attimo a vedere se funziona la live. Qua abbiamo qualcosa da potenziare. Qua funziona tutto. Qui, beh, perfetto. Aspettiamo giusto un minuto, così partiamo alle 9 e finiremo alle 10, 10 un quarto. Ieri mi sono intrattenuto un po' di più perché comunque c'era gente che stava seguendo lo stream e ciò mi fa molto, molto piacere. Ho regalato mezz'ora in più. Stasera non credo, adesso vediamo un attimo. Perché l'intento sarebbe di fare proprio un'ora. Giusto perché. Non è tanto per il riup proprio, neanche il re-up su YouTube che comunque viene abbastanza velocemente, anche con un'ora e mezza, ma perché una puntata di più di un'ora, già un'ora è lunga da riseguire e rivedere su YouTube, un'ora e mezza diventa già difficile seguire tutto il video, quindi dedico anche un po' di spazio a quelli che su YouTube vogliono questa serie e ho fatto in modo di portarla in questo modo. Allora ragazzi, sistemo solo il microfono che malefico lui, là, perfetto, e partiamo, sono le 9. Allora ragazzi, fatemi un attimo, di nuovo rimettiamo la pausa. Cattura la luce e disperdi l'alito nero per raggiungere la montagna. Qua abbiamo sblocca il regno di Muselfilm. Vabbè, missione secondaria, qua abbiamo le solite cose. Qua ragazzi, eravamo arrivati qui, io ho salvato, la mappa è un po' vaga. Prima di andare avanti, come sempre, diamo un occhio qui che magari troviamo qualcosa di. Sembra che vi Guardate! prepariate per un lungo viaggio. Siamo tornati da Giovanni proprio. A Midgard c'è un tempio abbandonato che un altro nano ha trasformato Magari nel suo deposito un'altra personale. missione secondaria da Pieno completare zeppo così. di tesori trovati durante le sue avventure nei regni. In tutti i regni. Fafnir era un collezionista compulsivo di artefatti magici. Più ne otteneva e più ne desiderava. Venturato a Niflheim per una cote, pensate. Vacca boia, un Oh, collezionista. doveva essere una cosa speciale. Questa storia ha un senso. Sì che ce l'ha. È Guarda sempre molto caso, ho pessimista il l'oggetto nostro d'accesso del personaggio, deposito di però Fafnir. vabbè. Potreste trovare qualcosa di utile lì dentro. Forte. Grazie, Sindri. Ma prego. Oh, e se per caso trovaste quella cote, Ecco, sarebbe stai a vedere che proprio bella ci da parte affibbia vostra un'altra missione ricordarmela. secondaria. E te parea, vabbè. Vi consiglio di stare attenti se state andando al suo deposito. Ci sono stato più di un secolo fa e vi si era annidata ogni genere di sporcizia. Non credo che sia più pulito dopo Allora, 100 qua anni di quanto ci Puglia. manca? Ah, beh, perché abbiamo Non si usato arrabbia il tuo niente. amico se lo derubiamo? Magari Oh, potenziamo più assolutamente no, tardi. per niente. Anche se avrei. Io. Ah, perfetto. Aspettate, ma se io faccio obiettivi qua, attivo anche questo, oltre che questo, Oh, vediamo se me li mi dispiace. mantiene tutti e due. Oh, non ti 627, dispiacere. va. Queste cose succedono se si viaggia tra i Vediamo regni. di fare anche qualche secondaria, se Ma che cosa riusciamo. sa es L'elfo con le corna è tornato. Che Chi cosa sta vuole adesso? urlando? Ah, là. Ecco un tocchi. Ua, zitta.
Vediamo, volevo potenziarmi, però, essendo che volevo comunque l'armatura degli antichi, basarmi su Non mi quel tipo di tornerà. armatura, sia per le braccia, busto e gambe, vediamo un attimo di... Ma sto sbagliando strada? No, 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 dobbiamo continuare il viaggio da qua. Penso, esatto, La di banda dover non c'è. riprendere qua la È ancora barca. dall'altra parte del lago. Torneremo come siamo venuti. L'ascensore. Ah, l'ascensore, giusto, che dovrebbe essere là. Usa il montacarichi della vasca di sabbia, che non mi ricordo dove. Ah, è là, ok. Dobbiamo per Abbiamo. forza scendere di nuovo. Mi sa di sì. Vedi forse un altro modo? Sempre gentile, però Allora. per l'armatura totale degli antichi mi ci vorrà un sacco di punti esperienza, soprattutto di argento, quindi preferisco aspettare e potenziare un secondo momento, vecchie rocce, questa tipologia di armatura. Abbiamo davvero aperto tutte le strade? Qua? Sì, dobbiamo andare di qua, mi sa. E torniamo proprio nel buio, perché siamo poi arrivati da qua. Dobbiamo riaffrontare. Si sta chiudendo? Bene, non ci vedo quasi più. C'è luce, accontentati. Abbiamo una torcia, cos'è? Perché abbiamo una luce? Questa cosa qui forse non la so. Posso colpire, basta dirlo. Vai, colpiscila, colpiscila. No, io volevo. Rabbia potenziata. E già il primo scontro è divertentissimo. Dove l'ho mandata? Dove l'abbiamo mandata? L'audio è altissimo. 270, siamo a 970 i punti esperienza, Se la luce è in perfetto. alto, potrei vedere dove tiro. Usa l'udito, adattati. Bestiario, perfetto. Il suo attacco con fessura si propaga evitando gli ostacoli. Mio padre può schivarlo meglio se aspetta che si Lo avvicini. faccio. Qua c'è qualcosa che lampeggia. Forse non possiamo ancora prendere. O forse non abbiamo il potere della terra. Perché. Della terra, io lo chiamo così, eh. Il potere della terra. Allora, facciamo che mi colpisci là. Esatto. Ricordiamo per chi si fosse connesso adesso, stiamo tornando indietro. Sono riaperte tutte le cose? No, ovviamente no. Sarebbe stato troppo bello, ma anche troppo facile. Sì, colpiscimi magari. Ah no, scusa. Là. Questo è successo anche nello scorso episodio. Porca miseria! Sono in due. No. Sì. Se mi congela anche l'altro. Girati, telecamera maledetta. Tac, 15. Però ce la siamo giocata molto tatticamente, ragazzi, ma molto. Qua dobbiamo prendere Porterai tutto in sicuramente. stallo ovunque come l'ultima volta? Se serve. Ce lo portiamo dietro. Comunque, vabbè, voglio visitare le celle. Magari troviamo qualcosa di interessante. Non mi aspettavo che si sarebbero aperte così. Bottino di guerra. Nuovo set di bottini da guerra. Volti alla magia qua. Vabbè. Sono anche rivendibili nei negozi. Quindi questa cosa qui mi tornerà molto molto utile. Beh. Un po' di vita, male non fa. Qua vediamo, qua non c'è niente. Qua da dove siamo arrivati. Forse dobbiamo portare il cristallo con noi a questo punto, cosa che farò assolutamente. Non ha senso lasciarlo qui. Peccato che io non possa correre. Vabbè, andiamo. Vediamo se tornando indietro, magari fate vedere, probabilmente. Qua cosa c'è il negozio? Tornando indietro, magari. Anche perché, sì, è là, probabilmente è là, perché la mappa mi dice di tornare indietro. In quella direzione. Chi è? Non ho fatto in tempo.
Però a livello 2 è affrontabile. Mi ha colpito la sprovvista, ragazzi, ero lì che vacillavo un po', me ne sono accorto perché stavo mettendo giù il cristallo per attaccarlo, ho fatto in tempo a vederlo. Prima di andare avanti analizziamo sempre l'ambientazione. Prima mettiamo ragazzo, giù tira. Il cristallo. Non so come si fa. Stai calmo. C'è sempre il nervosismo fra questi due, però vabbè, sappiamo che è così, ormai siamo abituati. No, scusate, L2. Devo tornare su. Stiamo andando nella direzione giusta, 90 metri come potete vedere dalla mappa in alto. Useremo la stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Però è già stato aperto, ovviamente. Dovevamo andare giù qua, no? O forse sì, non mi ricordo più. Mi sembra che... eh sì, basta fare il giro. Non ha senso usare il martingegno perché il martingegno ci portava a livello inferiore. Là c'è un po' di vita, ne ho bisogno, quindi la prendo. E qua ci siamo. Oh porco! Non me l'aspettavo. QTE che ci ha salvato. Maledetto. È un boss, ragazzi, ma dobbiamo affrontarlo al buio. No! Ma se io uso LR, no, non posso ancora. Devo andare a prendere la vita all'altra parte del campo, l'ho vista che è qui, qua. Ok. Preferisco tenere lo scudo quando ci sono queste sezioni. No! Facciamo attaccare il ragazzo qua. Oh, porca miseria, ho mollato. Bonus! No! Avevo il bonus di rabbia attivato, ragazzi, attivato. Non è possibile, ripartendo dal checkpoint in maniera anche abbastanza veloce. Stavamo andando bene, cosa che non mi sarei mai neanche aspettato, a dir la verità. Prendiamo la vita, che era qui. E anche là in fondo. Teniamola, perché sicuramente... ora qua c'è il QTE. Vai, se me lo distrai così, perfetto. E adesso siamo in una sezione un po' difficile perché siamo al buio. Oh, porca! Il bonus rabbia c'è, ok, stiamo perdendo un po' vita. Sendo che non voglio morire qua. Era qui. Dai. Qua. Gli esplode. Schiva e allontanati. Ah, ok. Merda. Ah, devo evitarli per forza. Ok. Dov'è? Dove sei, figlio d'Androcchia? Ah, cos'è? Ho fatto male? No, aspetta a sparare il figliolo che... merda. Vita, niente vita qua, neanche. No, non ci voglio credere, non c'è vita.
Dobbiamo uscire da questa stanza prima che... Vacca boia! Porca miseria, dovevo allontanarmi! Devo prendere bene sulle meccaniche, vecchie rocce. Adesso ci saltiamo fuori. Velocissimamente torniamo al nostro checkpoint. Lasciamo lì le balle verdi di vita in modo da utilizzarle se ci troviamo in difficoltà. Comunque è una rottura di cazzo sto tipo, ragazzi. Ma veramente... tanto! Oh... Sì, sì, attaccami, attaccami, attaccami. Oh, 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 scherzavo. Bravo. Però anch'io non scherzo. Io. E intanto ci sta aumentando anche la rabbia. Oh, la vita era qui. L'ho vista qua in zona, dov'era? No, dovevo allontanarmi. È là. Sempre meno vita. Oh, oh. No, ho sbagliato forse attacco, non lo so. Qua potenziamo in modo almeno da usare il bonus di rabbia e vedere dov'è l'infame. Dov'è? Là. Ah, via, 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 via. Fagli danno, figliolo, fagli danno. Oh, oh, è incazzato nero. Questa fa male, fa malissimo. Ok, stiamo... Madonna! No, no, via, via! Combattimento epico, veramente. Dovevo chiamarla così la puntata. Oh, oh, mi manca poco, ma dobbiamo mantenerci un attimo. Muori! Questa è la migliore, il miglior attacco, ma... Merda! R3, R3, vai, vai, vai! Sì! Finiti di rompere le palle, non voli via, ti ammazziamo! Ok. Sì, hai ragione, Svartalfur. È inutile prendere appunti su questo, tanto era un mini boss. Ostia, no, diciamo che era un boss. Non ci credo. Cosa diceva? Che abbiamo fatto un grave errore. Mille punti, ragazzi. Prendiamo un po' di vita. Bestiario aggiornato, ma è morto. Il re degli elfi scuri, va bene. Ucciso. Non mi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Un attimo che analizziamo qua. Che avevo visto già in passato la roba argento che ci serve per i futuri potenziamenti. Qua niente. Cos'è questa roba qui? Guardate. C'è qualcosa, dai. Niente, niente. Arrivo, eh. Arrivo, figliolo. Un attimo solo che... faccia qualcosa, come avete visto. Argento. Fate vedere. Iniziamo a potenziarci la prossima volta per... prendere l'armatura degli antichi. Ah, com'è? Sì. Questa veramente non me l'aspettavo. Pure è stata comoda come mossa. Molto. Spero tanto argento. No, meglio ancora. Attacco runico pesante. Vediamo un attimo. E possiamo fare tipo artiglio di... Allora, però non ha stordito. Questo ha più gelo.
Questo qua gelo e danno, vabbè, però potremmo potenziarlo. Puntati i danni da gelo. No, questo qui, per ora teniamo questo, magari lo rivendiamo. Però vabbè, vedete, c'è sempre della roba interessante da analizzare. Qua corpi che abbiamo già visto. Bene, possiamo andare avanti con la storia, gente. Stavo premendo quadrato prima di essere attaccato a questo Ti simpatico ricordi la risposta? tizio. Sì, certo. Saluto tutti quelli connessi. Buonasera, vecchia roccia. Se la ricorda lui, ma io sinceramente e francamente la risposta non me la ricordo. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dice? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse Se qui. tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. In effetti il viaggio lo stanno affrontando per lei. Torna al tempio Atreus, Ishir. lascia stare. E abbiamo raggiunto la nostra barca, che penso sia il nostro scopo. Sì, più o meno, perché dovremmo arrivare. Ah, dobbiamo rifarci il giro. Beh, bella questa cosa, bellissima, perché dovremmo farci il giro per di qua. Adesso, vabbè, partiranno le storie fra padre e figlio che ormai tutti conosciamo. Questa strada va bene? No, perché ci stiamo andando a Era incagnare. lei. Qua? Va già Nella meglio. luce. Chi? Lo sai. No, non c'era. Non che te ne importi Qua qualcosa. è Tieni a partito il. freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Bella questa frase. Questo pezzo mi è piaciuto molto. Mi dispiace. Non avevo idea. No, perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Ti fossi Finalmente c'è passato stata una solo prima qualche scena secondo vera se ti tra padre posso e dare. figlio. Tanto Mi ci fa dirigiamo. piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Tanto bisogna vedere se stiamo prendendo la strada giusta. Che dobbiamo prendere questa strada qui, giusto? Eh no, torniamo indietro così. Madonna che casino, ragazzi, posso dirlo. Vediamo se Allora, riusciamo ad cosa mi attraccare. dicevi della guerra della mamma? Divenne una guerriera, ma la sua guerra era restare viva, sopravvivere da sola a un mondo Area spietato. scoperta, ragazzi, Hai visto finalmente, cosa scende dai blocchi di santuario. costruire le lasce? Aveva la forza di Degli prendere. elfi chiari? Fermiamoci qua, assolutamente. Oh, al Tamriel e massimo. la Il bello di saggezza di usarle. viaggiare è questo, che riusciamo a Basta. scoprire cos'è Ora quel. sì. Ah, ok. No, che non ci vai sottoterra. Vai, vai, vai. Ok. Guarda, Droger. 2500 punti. Un'area un po' pericolosa quella che abbiamo scelto. Dall'alto? Sei sicuro? E poi ha sbagliato mira. Comunque abbiamo preso, ragazzi, 4. Mi Cioè, aspettavo di veramente. peggio. Sì, veramente. Abbiamo preso tantissimi punti esperienza qua. Eh no, c'è una cosa che abbiamo imparato è che vanno distrutti contemporaneamente. Quindi teniamo un po' bassi. Teniamo un po' bassi. Teniamo. Atreus, da me. Ok, Allora, qua ragazzi ho tre messaggi, però ovviamente la chat essendo in ritardo, adesso riaggiorno un attimo la pagina, vi chiedo scusa, ma 5 settembre vi ricordo arriverà finalmente la fibra, parleremo in diretta tutti quanti. Non mi sono ancora arrivati i messaggi, vi chiedo scusa, vedo che ci sono tre messaggi, ma non la chat, niente, niente, proprio. Ma vabbè. Allora. Magari colpendoli da un'altra angolazione, ma l'angolazione secondo me è quella lì.
Aspettate che forse ci stiamo. Un po' più così. Ah, aspettate. Ma questa è difficile, com'è? No, ragazzi, ho la chat. Intanto saluto tutti quelli connessi, mi fa piacere. Però, ragazzi, ho la chat che non va. Non so il perché. Hola. Vediamo se va. Scusate, faccio una piccola prova. Va, porca miseria, ma com'è? Ma non ci credo. Niente, ragazzi, non riesco a leggere i messaggi. Io ho toccato qualcosa che non dovevo qua. No, la chat è pubblica, ma perché? Postazioni. Rispondeva a compagni. No, cosa ho fatto? Cosa diamine ho fatto? Ragazzi, non riesco a leggere la chat. Aspettate, perché sta cosa mi fa un po' ridere, ma un po' mi spaventa parecchio, perché non è possibile. Cioè, fare una live, una diretta su Twitch. Avrei bisogno della chat per andare avanti, ma niente, ma chi se ne frega, andiamo avanti senza. Ma figurati, no ragazzi, mi spiace un sacco. No, qua sono i messaggi, non c'entra una beata ceppa. Provate a riscrivere, ragazzi, vediamo se ho aggiornato la pagina. Spero fosse un problema legato alla pagina, ma... Prima abbiamo cambiato impostazione e sono esplosi tutti e due, quindi... Ma poi cosa cazzo libera? Scusate, perché... Non vorrei che... No, qua c'è un sentiero, quindi... Poche chance. Aspettate che se riusciamo... Qua cos'è? Ah... Rotondo. Ah, ma ce n'è un terzo. Ma io devo salire lì sopra. No, adesso... Oh, The King, come sempre ci sono, come sempre ho il telefono scarico. The King, finalmente ti leggo, ragazzi. Finalmente abbiamo la chat valida stasera. Buonasera, The King. Comunque, buongiorno. Beh, facciamo buonasera. Buongiorno mi sembra un po' eccessivo. Buonasera a lei. Comunque, tranquillo, The King. La live rimarrà su YouTube e su Twitch. E quindi, no problem. Mi fa piacere sentire che siamo tutti vivi. Ragazzi, però io devo salire anche su... Cioè, con questo coso attivato, scusate... Forse devo congelarlo al momento opportuno. Ma guarda te, c'era un terzo coso e non l'avevo neanche visto. Me la stavo giocando con questo. Qua ho bisogno di salire qui, ma dovrei trovare un appiglio o qualcosa. Qua non posso salire. Ma neanche se pago. Buonasera a tutti, intanto ragazzi. Io ho visto che siete connessi adesso, però... dovrei essere là sopra. Per arrivare là sopra... Perché il bambino torna indietro? E te pareva, oh, ma che me prendi in giro? Più che altro sto cercando se qui dal ponte, se avete consigli potete scriverli, ragazzi, tranquillamente. Aspettate che... Fatemi sapere se sente bene, se si vede bene, speriamo di sì. Insomma, passabile stasera un po' così. Questo controller, per aprire il ponte è veramente scomodo. Aspetta. No, è un po' in pesta la storia. Ma qua non c'è modo di... Fermi tutti che ho visto una cosa... No, no, no. Tanto non funziona. Sì, vai, vai, vai. Bisogna essere solo veloci. Stai pronto. Sei pronto? Ma crepa!
non torni sottoterra, facciamo. Rabbia? Queste creature maledette, cioè da Monster Hunter, ragazzi. Pochi punti esperienza. Vabbè, ah, perché c'è anche quello là, giustamente. Allora, lì c'è un controller. Chiamiamoli controller sti cosi qui. Allora, qua spero che sia il collegamento fra il ponte che stavamo cercando prima. No, però abbiamo... Oppa là, il nuovo enigma della serata. Sarà contento The King. E vabbè ragazzi, iniziamo a vedere un attimo qua perché è aperto. Ah no, non è aperto. Adesso le lettere. Penso che dovresti vederlo. Cosa? Che cosa? Padre virgola, penso dovresti vederlo. Cosa? Ah, questo? Può essere. Perché ne ho beccata una? Aspetta. Devo capire intanto quali sono le lettere. Perché in questo momento sono nascoste, quindi quella. E poi la R sarà qui sicuramente. Vedere, è perfetto. E due. Ah no, era questo che suonava. Dobbiamo essere velocissimi, quindi. Non credo ci sia qualcosa di importante, visto che non abbiamo fatto poi tanta fatica. Adesso magari trovo l'oggetto del secolo, vediamo un attimo. Ah, la mela, classica mela. Tre mele, oh, però. Vediamo con il potenziamento. Ci potenzia la vita, ragazzi, che ne abbiamo comunque bisogno. È stata un'esplorazione utile fine a noi stessa comunque, perfetto. Quel ponte là, niente, non c'è modo veramente di raggiungerlo. Non ci voglio credere. Qua secondo me si va avanti. Ma vabbè, il tizio passa qui, va bene. Non avete una soluzione, vecchie rocce, per eliminare... O almeno arrampicarmi qua, perché mi servirebbe comunque. Sto a vedere, magari c'è nascosto qua un appiglio o qualcosa. Anche se non credo. Fatemi vedere la mappa. No, non credo. Siamo in mezzo al mare così. No, bisognerebbe eliminarli tutti e tre. Niente, non c'è modo. Per ora questa zona è off limits. E vabbè, andiamo avanti. Via, 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 corri! Ci ha tirato su questo qui. Allora, una giocata di sequenze pazzesca questa zona. Mondi visionari, come ho intitolato la puntata di stasera, ragazzi. Allora, aspettate che... Oh, questa è difficile, eh. Questa, ragazzi, è veramente difficile. Secondo me devo far così. Via, 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 via. Ah, aspetta che ho capito. Oh, ho capito, ho capito. È un gioco di sequenze pazzesco. Allora. Uno. Sì. E abbiamo liberato una zona. E adesso torniamo a fare rotondo. E dovremmo esserci. Via, 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 via. E qua cos'è? Qua intanto esploriamo un attimo prima di arrivare. L'ho visto ovviamente quel... Ma guarda un po' dove siamo.
No, non credo. Aspetta, mettiamo magari così. Sta a vedere che siamo dove pe... Sì, sì ragazzi, sì. Però qua c'era la vita, esatto. La prendo comunque, magari mi dà qualche punto esperienza in più. No, col caspio. Torniamo giù, qua c'è qualcosa. No, no, no. No, 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 no. Beh, aspettate, torno su. Tanto comunque penso che possiamo tornare su tranquillamente. Non dirmi che devo far... Madonna, ma quanto ti schifo. Vabbè, torniamo su dopo. È solo per vedere cosa c'è qua, che sicuramente ci sarà qualcosa di... interessante, interessante. Allora, teniamo conto di questa... Ah, qua c'è un aggeggio. Ma io non ne ho idea. Però vedo un altare, deve essere veramente qualcosa di importante. Vediamo cosa succede. Ah. Vacca, ce l'ha messa proprio tutta, qua stavolta. Proviamo a farle girare tutte queste cose qui. No. Acca boia. No, stiamo per sclerare, ragazzi. Solo per un altare. Stasera, veramente, più andiamo avanti, ovviamente, più gli enigmi si infittiscono. Quando più o meno combaceranno, più o meno, No. Mi ci vorrà un po'. Sti cazzo di marchingegni che nell'antica... nell'antichità chi cazzo li aveva costruiti? Poi io non ne ho la più pallida idea. Anche di là è una buona visuale, però non penso che sia la soluzione giusta. Quello è colpibile. Ah, devo colpire anche quello. Ce ne sono altri? No. Allora sono tre, perfetto. Devo allinearli tenendo presente anche il terzo, quindi. No, 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 no. Quando più o meno combaciamo tutti e tre, colpiremo. Paura che non combaceranno mai, però vabbè. Ok. Perché ho sbagliato giro, teoricamente, ragazzi. Invece di farlo... Ah, beh, perché io qua non va. Per un altare dentro minimo, ragazzi, deve esserci qualcosa di veramente, veramente peso. Veramente. E via che torniamo a girare. Ah.
Sono sicuro che è questo, ma... No! Madonna, cioè, c'è veramente da sclerare su sti enigmi qui, eh. Ho capito l'angolatura, almeno. Ma porca miseria, ho sbagliato mirano. Ci siamo, aspettate, aspettate. Mi ci vorrà un po'. Stai calmo, ragazzo. Stai calmo che... Sì! Ce l'ho fatta, finalmente. Vediamo cosa... No, forse non era neanche troppo complicato. Però cosa abbiamo preso? Amuleto, oggetto raro talismano, visualizziamo il menu, facciamo prima, ragazzi. E compara. Bassa la forza, difesa uguale, vitalità però 6. Però ci abbassa la forza, ce la porta a 0. Meno 6, ragazzi. E bla bla, fai una schivata, lui ti risposta. Penso che lo venderò. Tanta fatica per niente, vabbè. Sono comunque punti esperienza che si vanno a sommare comunque ai nostri punti esperienza. Che cazzo? Da lui. Ancora no. Ma... 18, ha fatto tutto il figlio, non me lo aspettavo, si vede che c'è qualcuno fuori che ci sta aspettando. Dobbiamo rifare tutto. Via, 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 veloci, 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 ok. Allora, qua basta aprire. Devo tornare un attimo sul percorso che abbiamo appena effettuato, al piano superiore, perché ho visto che c'era qualcosa da raccogliere. Se non è argento, saranno punti esperienza. La vita l'avevamo raccolta. Atreus, da me. Arrivo, arrivo. È qua, ragazzi, guardate. No, rotondo. Argento, bottino di guerra 2 su 6. Ecco, qua ce ne sono meno, magari riusciamo anche a raccoglierli più facilmente. Altre strade non ne vedo, quindi possiamo andare avanti con la missione principale, che è a 200 metri. Ricordiamo invece che la missione secondaria è a 400. Cos'è quella pallotta lì di luce? Adesso vediamo subito, ragazzi. Rotondo. Lo screensaver del Mac. No! No! È a livello 4, gente. Evitarlo, evitarlo a tutti i costi. Sì, e va all'inferno. Ma io voglio colpire l'altro che è già in fin di vita. Intanto sto anche colpendo con il figlio il nemico. No, 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 mi sono incagnato male, ragazzi. Padre, usa questo. Ok, segno inciso dell'astuzia. Mi ha ucciso male, ragazzi, mi ha ucciso male. L'esperienza però l'abbiamo presa, non so se me la... Spero che me la faccia mantenere, comunque. Ragazzi, ragazzi, 20, meno di 20 minuti alla fine della live, però io, come ho detto, voglio andare avanti. No, potevo fare R3, avremmo preso forse un po' più di fate vedere solo se c'è ancora quel collezionabile da prendere. No, perché era un collezionabile abbastanza importante. Avremmo potuto comunque prendere più punti esperienza con la special, diciamo, con R3. Vabbè, andiamo, 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 andiamo. Questi cancelli si chiudono in fretta. Intanto saluto Atreus, tutti quelli collegati me. Adesso, ragazzi, pronti per il nuovo combattimento. Qua ci siamo già stati, quindi prepariamoci a combattere. Venite fuori, infami. Siete sempre in due? Ma però a livello 3 questa volta. Via. Via, via.
Distraelo, distraelo! Porca miseria! Padre, stai per morire! Guardate la rabbia proprio. Però ho bisogno di vita. Toglimi il segnalino. Devo andare a combattere. Stai calmo. Oh porca miseria. Cos'ho evitato? Non ci volevo credere, ragazzi. Ma muori. È che questo è livello 4, ragazzi. Cioè, non è da scherzarsi. Vai, vai, il figlio ci sta andando proprio incontro. Però sta rischiando la vita. Via, via, via. Dammi una sfera, figliolo, dammi una sfera. Mi serve una sfera di vita. Vai, 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 freccialo, freccialo, freccialo. Sì, e uno è andato all'inferno. Devo prendere assolutamente la vita qua. Vabbè, la rabbia non serve a niente in questo momento, però. Maledetto. Padre, sta ceppa di minchia, ragazzi. Un quarto d'ora alla fine della live, ve lo ricordo. Non è possibile. Stasera è stata una serata piena di enigmi. E qualche combattimento, ma... Non ancora. Oh, vediamo di prendere qualche punto in più, magari. Tac. Qualcosa me lo lasci, vita. No, sempre 18, vabbè. Perché non cambia niente, probabilmente, il modo di affrontare i vari nemici. Allora, riaffrontiamo questa serie di enigmi, che è stata abbastanza semplice, comunque, perché sono enigmi che permettono di andare avanti nella storia principale, probabilmente. Atreus, da me. Corri, Atreus. Oh, che mi si schiude la porta in faccia. Muoio, ovviamente. Cioè, quello che mi verrebbe a pensare. Affrontiamo sti due tizi che mi stanno rovinando un po' la serata. Oh, vacca boia. Ma lui è fuoco. Forse riceve più danni. Via, via! Non sono pronto! Due colpi! Cazzo, è possibile! Sta diventando un Dark Soul la puntata di stasera con questo nemico finale, diciamo, perché siamo agli ultimi sgoccioli di questa breve live, di questa breve sessione. Tra l'altro corro, tac. Torniamo e poi lo spacchiamo in due, così. Che ci piace così. Un po' di vita ce la lasci? No. Tanto comunque non ci avrebbe dato niente, visto che abbiamo vita massima. C'è da potenziare forse la barra della rabbia. A tutti i costi. Via, 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 via. Ok. Oh, porca miseria. Tienimeli impegnati, figliolo, che mi potenzio la rabbia. Quacca boia, cosa ho fatto? Lo so solo io. Ma anche con attacchi, magari ci mettiamo in più, però con gli attacchi semplici. Ah, fanculo. Ma perché? Picchiamo solo quello a livello 4, non facciamo attaccare. Vai, 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 vai. Attacchi speciali. Via, 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 via. Ah, fai male, fai malissimo.
Dove me l'ha data? Dove? Non la vedo, ma non la vedo! Facciala anche con me! No! Mi è parso averla vista? No! Scherzavo! Non posso attaccarli quando sono... Via! Cristo! Non è possibile, mi si era incagnata la telecamera sul personaggio. Non riuscivo a girare. Cavolo, ritorna l'incubo di Vampir, ragazzi, stasera. Ci sono un sacco Santo di Dio. Intorno. Ci credo. Dacche te. Però mi ha droppato qualcosa, effettivamente. Oh, un po' d'argento, questo mi fa piacere. Oltre ai 18 punti esperienza... dati da comunque dal nemico, dal combattimento. Atreus, da me. Via. Arrivo. E via che si inizia di nuovo. Riproviamoci con calma, magari. Calma. Forse è meglio farli uscire un attimo. Ah, gli abbiamo fatto così. Vediamo di attaccarli entrambi. Questo è livello 3, vabbè. Oh sì, grande. Cosa mi ha droppato? Forse devo aiutare il figlio. Ci pensiamo dopo, ragazzi, a cosa mi ha droppato. Che è meglio. Meno male che avevo il potenziamento della rabbia attivo. Mi serve tempo. Ma come ti permetti? Porca miseria, devo stare attento che mi fa fuori adesso, è finita. No, lo voglio fare fuori io. Sì, sì. 49. Ma come 49? Tutta sta fatica. Segno inciso della minaccia? Dove lo vado a vedere? Non ce l'ho ancora. Magari adesso me lo spiega. Ci vuole un po' per questi combattimenti, ma alla fine ci si salta fuori, vecchie rocce. 10 minuti, 9 minuti. Va bene, andiamo avanti. Stavolta... Oh, ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo preso. Oggetto leggendario, polvere dei regni. Si usa per migliorare le proprietà dei talismani. Nuova prova, sigillo del regno. Ti aspetta una grande sfida. Vabbè, questi sono i collezionabili, ovviamente. Qua però non avviene niente di... Se il talismano è questo? Sì, si può migliorare? Punto di domanda. Per ora sembra di no. Però aspettate, può essere che armatura... Ah no, l'armatura, le armi... Mi interessa l'arma? No, l'armatura. Non riuscirò a... Nessuno? No, ancora saremo a metà gioco. E adesso dove caspita devo andare? Dobbiamo tornare indietro. Ah no, dobbiamo riprendere la barca. Vediamo nell'ultimo tratto di storia di riprendere la barca per tornare indietro. Qua abbiamo visitato tutta questa isola, questo isolotto, ovviamente. E qui? Ah, per tornare indietro ovviamente. Ah, eravamo costretti quindi dalla missione principale a riprendere questa strada per tornare indietro. Così intanto controlliamo di aver preso anche quel collezionabile che non vedo più, perfetto. Riprendiamo la barca. Così con una mano, giustamente. Che fatica, ragazzi, che fatica, però veramente divertente. Taxi? Allora, vediamo un attimo di capire, perché qua adesso il problema è capire. Sì. Allora, costeggiamo questo muretto qui, vecchie rocce, e poi lo giriamo appena riusciamo. Da quel che ho capito, no, qua stiamo tornando al negozio, fratello. Brock e Sindri diedero lascia alla mamma per aiutarla a sopravvivere.
No, stiamo avevo andando la alla parte di sbagliata. Ma la mappa dice vai di là. Lei scelse di devo fare tutto il giro, ma aiuto tutto, tutto? No. Qua posso attraccare? Sembra di no, ma fortunatamente la barca comunque da guidare non è male, non è malaccio, anzi. Ah, quindi potrei anche attraccare, ma secondo me avevamo già attraccato qua. Ma dove sono? Cioè, Kratos così, è un po' vago, eh. Cioè, mi fa fare tutto il giro seriamente? Mi sto un po' perdendo, vecchie rocce, stasera, perché questo muro qua che circonda la zona mi copre. Se andiamo a vedere, vabbè, vabbè, possiamo, questa è la vicinanza massima, c'è questo muretto qua che, non lo so, anche quando eravamo, noi abbiamo attraccato qui. Midgar, ok, allora, vai al diario, cosa dice? Cattura l'E e per raggiungere la montagna, torna al tempio di Tyr. Che non è facile, eh. Non è facile, vecchie rocce. Qua la zona è chiusa, immagino. No, si può tranquillamente traghettare, ma non cambia assolutamente niente, stiamo tornando indietro, quindi. Proviamo a seguire la mappa, vediamo cosa ci dice. Perché come vedete il punto principale dice 210 metri, stiamo andando nella direzione giusta, secondo... Forse mi sbagliavo io, c'è un altro modo per raggiungere... Ah, mi fa passare da questo stretto, può essere? Mi sa di sì. Ah, allora, ok. Dovrei seguire di più la bussola, ma... Vabbè. Perché dalla mappa così non si capiva che... Pensavo fosse un passaggio chiuso, invece. Questa nebbia non la ricordavo, forse c'era prima. La fatica che fa Kratos comunque per guidare... Guida sempre lui, poi c'è da dirlo. Sto tenendo anche d'occhio i corvi di Odino... Diciamo che sono i collezionabili che mi interessano di più per vari motivi. Vabbè, Udine. 140 metri, la stiamo un po' prolungando, però stiamo arrivando piano piano. Qua dovremmo attraccare, forse, se non mi ricordo bene. Hai mai conosciuto altri che sentivano le voci? Ah, non era chiusa, c'era una grotta. Era quello dei marinai che quando anche il cambio di voce qua dentro le grotte... Si dissetarono con l'acqua di mare. Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano dalle isole vicine, fossero le mogli e le figlie che li chiamavano a casa. Erano un pericolo per... Stiamo arrivando. Verso 30 squadri. Metri. Poi cosa avete fatto? Ah, qua. Siamo tornati, sì. Vediamo di potenziarci prima di staccare. Tanto buona serata a tutti. Benvenuti, ragazzi. Vediamo un attimo. Non sono affari miei, ma se fossi in te mi cancellerei quel simbolo dal collo. Ci è stato detto che ci avrebbe protetto. Era una bugia. Oh, lo so che è un simbolo di protezione, ma non puoi dipingere con quel pigmento senza prima le schermate. Scambi battapremi per richiamare il menu oggetti perduti. Oggetti perduti. Stemma inciso delle ombre. Fortune, furore del lupo. Danno e stordimento. Questo è già più buono. Ti premuto quadrato per cosa? Ah, riscattiamoli tutti, ovviamente. Scusate. Beh, qua. Che cazzo? Mi si era spinto il computer. Vabbè. Qua talismano, vediamo un attimo cosa succede. Amuleto, vabbè. Livello 2. Ah, qua perdevamo la forza perché ce la portava a 0. Non mi piace ancora questa cosa qui, a dire la verità. Però io sono qua per potenziare. E non ho ragazzi l'argento idoneo per potenziare. Piastra. No, vabbè, questa è veramente triste. Cioè, forza, però, vabbè. Facciamo pompare un attimo, ciao, mi fa perdere la difesa, cosa sto puntando sulla difesa e molte di queste, sì, quasi tutte mi fanno, lo spallaccio è l'unico, devo trovare 12.800, quindi io direi aspettiamo anche, Leviatiano magari riusciamo, niente, artiglio, niente, paretra, niente, armatura qua, spallaccio, cos'è?
Vado a perdere la difesa che va 10 a ricarica. No, vabbè, vabbè, questa è un'unica. Armatura braccia. Questa. Compariamo. E va bene, perché armatura fianchi va bene così. Non ho molti... Vabbè, facciamo vendi un attimo. Spallacci arcani non lo usiamo, quindi vendiamo. Vediamo. Come fai a portare questa roba? Ah, io non lo so. Allora, devo stare attento a non vendere quello che sto usando, perché sennò... Ah, però me li cambia, oh. Oh, occhio, eh. Perché difesa 4, ricarica 5... Aspettate un attimo, aspetta un attimo. Qui, invece, cosa abbiamo? Armatura busto? Ma sta a vedere che... Ma porca miseria, aspetta un attimo, sta a vedere... L'ho ricomprata, ragazzi, per un motivo. Armatura busto... Ma l'armatura busto, chiudi un attimo, perché... Mi sto perdendo un attimo, gli ultimi 2 minuti, te pareva. Armatura busto, compara. Allora, calma, calma, noi abbiamo... Perché dovrei vedere un attimo cosa abbiamo. Allora, armatura busto, noi abbiamo... Noi abbiamo che dobbiamo mettere in pausa. Evocazioni runiche? Ma come? Evocazioni runiche sul finalmente! Oh, finalmente, ragazzi, la cercavo. Danno istoria è buonissima, va bene. Potrei potenziarla, però evoca un lupo aggiuntivo. Vediamo un attimo con 3 come va. Comunque, nel frattempo io la inserisco come evocazione runica, ovviamente. Qua io ne ho 3, va bene. E volevo mettere armatura. Cosa abbiamo? Tunica e il predone, che è a difesa 20 e basta. Questi posso venderli, quindi e vendo. Qua invece runici. Intanto c'è un Fire che mi saluta. Fire, ciao, e sto per chiudere purtroppo. Però la live, vi dico, rimane sia su Twitch che su YouTube. Potete tranquillamente... Ciao bro, c'è anche Luca Otaku. Ragazzi, arrivate tutti. Tra l'altro qua mi dà ancora uno spettatore. Probabilmente siete in 2 o 3. Ciao, ciao grandissimo, grazie mille. Vi ricordo solo che la live rimane su Twitch o su YouTube nel caso voleste rivederla. Io tornerò comunque domani dalle 9 alle 10. Finisco un attimo di potenziare, se avete consigli fate pure. E vendo anche un po' di roba, ragazzi, perché effettivamente ne ho bisogno. E qua abbiamo cintura del predone. Quindi, sapendo questo, torniamo agli affari, facciamo armatura, busto, le spalle arcane possiamo venderle perché abbiamo quelle del predone. E quindi vendiamo. Armatura, braccia, queste due. Ah, ovviamente non mi fa vendere quelle che ho equipaggiato, perché sennò. Artefatti, bottini, Dio, vendi tutto. Che ci serve, ci servono soldi. Peccato tu riesca a streamare solamente 1 ora al giorno. Fire, purtroppo sì, facevo anche di più con Vampire, ho fatto anche di più su YouTube. Però per ora preferisco fare 1 ora, massimo 1 ora e un quarto. Però siamo arrivati a un punto buono stasera. E un attimo solo che rivendo tutto. Ah, qua i simboli. Caboy, allora. Ricarica il berserk. Segno la minaccia. Io non ho capito cosa fa. Allora, qui runico lo venderei. Vendiamo tutto, ragazzi. No, quello vitalità forse potevo tenerlo. Teniamo questo, segno della minaccia. Qui abbiamo armatura busto. Finalmente. Ah, beh. Armatura braccio, ovviamente armatura fianchi. Io volevo potenziare l'armatura busto, che non posso ancora, perché mi manca cuore dell'antico. Che due, qua braccia non posso anche. I guanti, diciamo che la cosa dei guanti è quella che per ora è qui, dell'altro, armatura braccia, fatto. E cosa possiamo potenziare? Armatura braccia, niente. Mastro, dai, qualcosa. Pomo dell'ascia. Questo è livello 3. Possiamo compararlo con quello che abbiamo, ma ci vado a perdere in vitalità addirittura. Anche se runica è più potente, la forza è uguale, difesa uguale, fortuna, vabbè, però potrei anche potenziarlo. Guerriero adepto forte, manico leggero, impugnatura del guerriero, versatile, che è quello che ho. Comunque tutto bene? Sì, Luca, assolutamente. È stata una live veramente disintegratoria. Vi consiglio di rivedere la vecchia roccia, perché abbiamo affrontato, fra virgolette, affrontato vari enigmi tattici, sia anche dei combattimenti vecchie rocce molto molto interessanti, soprattutto l'ultimo che abbiamo affrontato, che è stato woohoo! Ragazzi, io comprerei anche questo, perché questo è livello 3.
Aspettate, solo potenzio. Panico leggero, la protezione è quello che abbiamo dal 3 al 4, risorse insufficienti. Questo qua, chi se ne? E niente. Vediamo cosa possiamo fare sulle armature un attimo. Tu devi sperare, io le venderei ste minchiate qua, cioè per dire. Tanto. Armi. No, scusate, armi. Allora, qua posso potenziare qualcosa? Qua un rapido. Ok. Ne abbiamo messe due addirittura, che è questo L1 più R2 più L1, questo qui, ok. Qua posso potenziarlo? Questi qua penso che non posso neanche venderli, questo qui. Potenziamo, però vacca boia. No, evochiamo, abbiamo detto che il lupo lo manteniamo così. Pensiamo alle abilità. Però c'è anche qui da pagare, ma perché? Perché? Richiede 6 di vitalità, ciao. Bellina questa, dai. Compriamo questa. Tacchete. E compriamo una anche al ragazzo, che adesso devo capire quale. Perché non è facile. Queste gliele ho comprate, gliele abbiamo comprate, comprate. Queste due no. Questa, niente. Ah, non ancora, vabbè. E qua cos'è? Ah, attacchi con lo scudo, combattimento furioso. Vediamo. Tipo come sarebbe questa? Uoppa. Ah, ok. Se no sarebbe... ok, questa mi interessa, quindi. Magari questa? Qua non posso perché ho già troppi punti. Questa 1000 ce la facciamo. Riusciamo a comprare anche questa? Ce la faremo, ci rimarrebbe davvero poco. Vorrei riuscire a suggerirti qualcosa ma non l'ho mai giocato. Vai tranquillo Luca, già il fatto che tu segua, magari anche magari durante il gioco mi puoi dire guarda, potremmo provare quel potenziamento, quell'attacco, mi può far comodo perché io non ci ho mai messo mano e mi fa comunque piacere che qualcuno possa dire vabbè proviamo questo potere se c'è qualcosa che vi interessa. Fatemi vedere solo... Allora, questo qua io lo comprerei, però... Mentre scade me... No, questo attacco con lo scudo, tra l'altro, che qua... ah, ok, questo lo volevo. Costa anche poco, quindi lo compriamo. Ok. Aspetta, questo? Invece? Proviamo questo. Così finiamo una serie. Bella, questa la compriamo. Quanto abbiamo? 190, penso che con le abilità non possiamo più fare niente. E niente ragazzi, io se volete facciamo 10 un quarto, vediamo un attimo l'obiettivo prima. Cattura la luce, ah dobbiamo tornare verso i regni, quindi ovviamente abbiamo parcheggiato qua, dai vediamo di tornare e poi dopo stacco. Stavolta veramente però 10 un quarto ragazzi, perché sennò diventa davvero difficile, perché mi piace un sacco veramente, ci resterei delle ore qua però... È un po' difficile poi il mattino alzarsi. Devo riposare le stanche membra. Allora, vecchie rocce, padre, siamo. Ho una confessione da fare. Sì, dígame. Dígame. Sento. Beh, non è la prima volta. Quando ecco. Incontrato Brock, stava già impazzendo negli anni 90. Per questo non voleva muoversi. Ok. Te l'ha detto. Beh, potevo sentire quello che sentivo. Qua c'è un baule? Ah no, l'abbiamo già rotto. Tra l'altro è vero. Se succede ancora. Qua c'è qualcosa che non abbiamo raccolto. Capito. Cos'è? Argento, ne abbiamo sempre bisogno. Le voci che sente il figlio sono un altro bel enigma, Sto anche guardando se magari non abbiamo qualcosa da prendere. Se vedete qualcosa vecchio roccio, urlatemi, è lì, che io mi fermo a prenderlo assolutamente. Secondo me facciamo in tempo ad arrivare, poi purtroppo devo staccare per stasera, ragazzi. E comunque sì, vi consiglio di rivederla se vi interessa. Tra l'altro stiamo andando anche nella sezione per la missione secondaria, come vedete dalla mappa. Buon indizio. Video? Ovviamente abbiamo appena incontrato il fratello che ci ha potenziato. Qua invece era facendo rotondo. Ricreiamo una porta con il cristallo. Ah, e ok, ci spostiamo di negozio in negozio, perché ho capito. Non l'ho ancora usata, mi sa che l'userò magari in un secondo momento. Qua torniamo indietro. Stiamo girando su noi stessi, ma... Ah, beh, siamo tornati qua. Opa là. E adesso? Abbiamo la luce, a Midgard. Assolutamente, possiamo cambiare e raggiungere... Allora, qua...
Guardiamo un attimo, però dobbiamo guardare da questo punto qua. Useremo il potere per teletrasportarci senza la strega. Midgar è al centro dei regni. Premi triangolo per tornare a Midgar. No, allora noi eravamo così, quindi torna a Midgar, che è la nostra missione. Pericolo! Tutti i regni esistono nello stesso spazio. Grazie a questo, vi faccio vedere, c'è cioè questo questa specie di ascensore che gira e ci riporta nelle varie zone. È molto molto tattica come cosa. È anche molto figo da vedere, perché questa sarebbe la mappa disegnata in scala e noi possiamo ok, torna alla montagna. Che tipi di giochi ti piacciono giocare? Avventura, combattimenti, diciamo. Nell'ultimo tempo questi giochi qui tipo avventura, un po' contratti, sprazzi di GDR. Ho giocato un sacco di platform, ho giocato degli adventure, qualche sparatutto, cosa ho giocato? Ho giocato anche giochi tipo Detroit Become Human, Life is Strange, qualche partita di BD, Arcade. Mi piacciono i giochi in cooperativa assolutamente. E tra l'altro ne è uscito uno che vorrei portare o su YouTube oppure qua su Twitch, che si chiama Strange Brigade. Si gioca fino a 4 giocatori in cooperativa. È uscito, se non sbaglio, il 28, cioè ieri. Ora sto aspettando Tomb Raider, anche se purtroppo non riesco ad acquistare immediatamente. Ah, anch'io. No, io forse darò dentro Vampire e altri giochi, però magari riesco a portarlo il day one o qua su Twitch o su YouTube. Mi sa che qua su Twitch mi piacerà molto di più. Poi magari se abbiamo anche 720 o il 1080, ragazzi, meglio ancora. Mi piacerebbe veramente tanto. Spero, insomma, che rimaniate con me nei prossimi giorni, che riuscirò a darvi qualche informazione in più. Ci vorranno un paio di giorni per aspettare l'uscita di Shadow of Tomb Raider. Però io lì ho anche Rise of Tomb Raider, ho giocato anche quello per 360. Sono giochi molto d'avventura come questo. Ho giocato tutti e quattro gli episodi di Uncharted, ma non lo spin-off L'Eredità Perduta. E Brock, mi piacciono molto. In un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Brock è ancora vivo, ragazzi. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che parla il suo fratello. Suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. Vabbè, avete diviso la società, ma stai calmo, non c'è mica bisogno di incazzarsi. Brock è forte. Mi piace un sacco Brock come personaggio, vecchio Roce. È veramente forte, quello c'è da dirlo. Stiamo per potenziarla davvero la nostra ascia, finalmente. Un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma che frasi sono? Ma sai che cosa conta realmente? A voi ragazzi, per esempio, Luca, a te che giochi piace... Cioè, vi chiedo giustamente anche a voi che giochi piace giocare. Da tutte le parti. Vabbè, avreste le preferenze, qualche gioco? Io vorrei portare anche Red Dead Redemption nei prossimi mesi. Uscirà ad ottobre, novembre. Ce l'ha già migliorata così? E lui non si fa domande? Bene. Quando la finite di ciondolare... Cosa c'è, nano? C'è un... Ci darà un'altra missione secondaria, infatti. Entra nelle miniere, va bene. Però ragazzi, io qua ho... No, pensavo di averla attivata, ma... Per una cosa che sto creando per voi. Non abbiamo molti punti esperienza, abbiamo un sacco di argento. E qua cosa abbiamo di missione? Scusate, perché... torna alla montagna. Riproviamo a tornare alla montagna, tanto mancano 4 minuti. Ricordi la strada per arrivare all'alito nero? Certo. Torna passando per la torre. Allora, ragazzi, esatto, abbiamo 100, 110 metri. Qua c'è il corno, ma ci hanno detto in chat, non so se King o Gallo, che stasera non l'ho visto. E... Quale direzione è? Ma che siamo a metà mattinata. Ah, è là. Non credo che ci sarà una terza persona nella storia che ancora può farci suonare quel corno. A me piace giocare horror, avventura, ruolo. Ruolo, poi vabbè... Mi piace da vedere Bloodborne, Dark Souls, ma vedere, giocare non ancora. Sono troppo nabbo per quei giochi. Sei spostato l'infame. Ragazzi, sono a livello 3, eh. Loro, io sono a livello 3. Sì, cazzo, sono a livello 3. Troppo. Datemi una calmata, perché devi morire. Ragazzi, spari qualche freccia giusto per... No. Vai, un combattimento prima di chiudere, ci sta. Mortacci tua. Oh, tua sorella in fiamme. Ma cosa sta facendo tu? Muori. Fine.
E intanto ci ha droppato della roba, argento, punti esperienza ovviamente. Non posso leggere nemmeno questo. Bestiario aggiornato. Gioco soprattutto giochi online. Gioco poco alla play. Perché c'è chi è abituato un po' di più alla play, un po' di più al computer. Sono abilità veramente interessanti. Non ho letto il bestiario, ma va bene. Qua avevamo già rotto. Qua andavamo giù, ma avevamo già completato. Penso che... esatto, un metro. Dobbiamo andare per forza di cose qua. Prima di andare avanti... andiamo avanti. Cos'è, mancano due minuti qua? L'ho detto, dovremmo tornare con un codice. Allora qui ragazzi, la intanto... magia della strega è ancora su quei bastoni del disperso. No, qua c'è qualcosa, ma non mi ricordo come disintegrarlo. Aspettate un attimo. 309, quindi questo l'avevamo già incontrato, perché questa zona qui l'ho già affrontata. Magari non c'eravate in live, ragazzi, ma nelle puntate precedenti non mi ricordo veramente come fare qua. Qua c'era una stradina che portava un collezionabile, mi pare. Lassù. No. Che poi non capisco, vabbè. Non penso siano cose... Allora, qua ci vuole un cristallo. Adesso trovarne uno. Qua avevamo già aperto, come vedete. Qua, puntiamo su. No, 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 no. Dove stai andando, zio? No, 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 no. Stai sbagliando proprio strada. Allora, il fatto, ragazzi, è che dobbiamo tornare indietro qui. Tac. E poi ci abbassiamo qua giù, magari. Tac e te. E ok. Dovevamo salire di là. Te pareva? Oh, avevo due possibilità, figurati se ci beccavo. Se trovo, ovviamente, il cristallo lo inseriamo, perché quello è un collezionabile, vecchie rocce. E sicuramente, dai, più veloce. Sembra un vecchio di 90 anni. Sei vecchio, Kratos, ma non pensavo così tanto. Comunque, basta fare gli sbruffoni con Kratos, che se no me le suona a fine live. E andiamo avanti. Stiamo tentando di raggiungere sta benedetta montagna. Stiamo attraversando tutti. È di nuovo lui? È il fratello di Cosa. Siete già tornati dal deposito di Fafni? No. Lupi! Ma lupi dove? Cazzarola. Padre, lupi. Occhio! Ma stai calmo che... Ah, mandiamo all'inferno così. Oh, ma tua sorella, ti faccio, ti cuocio, deciso. E intanto qua è mo... Vita? Perché sennò mi fanno fuori veramente. Ne ho visto un altro, l'ha eliminato. Della play ho giocato e adorato Final Fantasy XV. Ho l'amoroso, la fidanzata che l'aveva iniziato, era arrivata quasi alla fine, poi si è fermata per il lavoro, però vabbè. Ovviamente da amante della saga non potevo non giocarci. E anche il signor Tumpai, che ha fatto live con me sabato sera su God of War, è un amante di Final Fantasy. E hai fatto bene, Luca, assolutamente, perché è una di quelle serie che veramente merita, merita tanto. E qua, torniamo verso la montagna. Sono 10:16, niente ragazzi, io mi fermerei qua, perché veramente abbiamo ancora 210, poi si prolunga il coso. Niente, facciamo così, guardate, salviamo. E ci siamo tolti intanto un pezzo molto fantasy, forse troppo. Siamo alla collina, mi piace più stare su un territorio come montagna, un po' più classico, soft a livello di difficoltà. Bene, vecchie rocce, io vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio la live su Twitch e su YouTube, adesso la riuppo, in modo da potervi dare la possibilità di rivederla. Se volete qualche link al mio social... dei miei social sono qua sotto, sotto questo video. Io vi auguro una buona continuazione, una buona serata e buonanotte, e noi ci vediamo domani sera dalle 9 alle 10. Grazie a tutti, vecchie rocce, e mi raccomando, prima di chiudere la porta chiudete a chiave, ma controllate fuori che non ci siano lupi, perché danno fastidio. Ciao a tutti.